portare il primo trofeo in questi nostri primi due anni è una soddisfazione immensa. Grande felicità, ma grande felicità per la squadra e per la società. La forza nostra è stata veramente del gruppo. Quest'anno abbiamo avuto come obiettivo sicuramente quello di migliorare quello dell'anno precedente, la posizione del quarto posto. Quindi abbiamo costruito una squadra insieme a mister Colarusso, dove ci vede ancora oggi ad essere imbattuti in questo campionato. Arrivando primi in classifica ci ha portato a sfidare la quarta in classifica nel girone di andata, quindi con l'Ischia. Affrontiamo l'Ischia, vinciamo 3-0 e andiamo poi ad affrontare Afragola. Veramente non sapevamo come sarebbe andata, anche perché la Afragola è una signora squadra. Nella partita di campionato è stata una sfida apertissima, punto a punto, durata 5 set, quindi tutto potevamo pensare fuorché essere favoriti. Si sapeva che era un 50-50. Questa è la mia seconda finale, però giocata nel palazzetto di Telese, dove c'erano tanti amici, tanti visi conosciuti. Per me è stata veramente una bellissima, bellissima emozione. Arriviamo alla finale di Telese, di nuovo contro la Afragola, sapendo che abbiamo vinto il campionato in casa loro e quindi ci aspettavamo che avessero dato ancora qualcosa in più. Sì, il primo set diciamo che era il set importante e per capire pure l'intensità e la forza della squadra avversaria. Partita tirata, e ricordo che è stata molto tirata fino al 18, Lorenzo ha fatto una buona serie in battute, siamo riusciti a staccarli e fortunatamente siamo riusciti a gestire quel vantaggio di pochi punti. Napoli in palestra, primo tempo, e c'è la vittoria di questo primo set da parte della formazione della S di Napoli. Sia da parte nostra che da parte loro si sapeva che il secondo set era un po' determinante. Se noi l'avessimo vinto, loro forse si sarebbero buttati un po' giù. C'era tanta tensione, tante battute sbagliate e diciamo lì è stato anche un po' un gioco della sorte. Quel set è stato caratterizzato molto da paura di vincere secondo me da parte nostra e paura di perdere da parte loro. Si capiva che era un momento decisivo della partita. Free ball, attenzione amici, Mantova, primo tempo e va fuori. No, è dentro, era assolutamente dentro. Bellissimo set, abbiamo visto una grande pallavolo qui a Telese Terme. Riprendiamo con il terzo set, dove c'era tanta paura, perché perdendo poi a quel punteggio che la squadra potesse avere un calo. Noi comunque nei loro sguardi, nei loro volti c'era la volontà a portare avanti tutto ciò di buono e di bello che avevamo fatto fino a quel momento, e quindi non abbiamo mollato, perché poi dopo noi abbiamo spinto molto in battuta e li abbiamo messi in difficoltà. E c'è Bevito che tira, c'è chiamato. C'è un'invasione da parte del centrale Ambrosioni, quindi adesso siamo per 2-1. L'ultimo set, in particolare diciamo sul finale di set 22-21 o giù di lì. Pallata, tira, Ambrosone riceve, Mantova, primo tempo. Quarto set con quel punteggio ti riviene di nuovo in mente la partita del campionato, dove si ritorna poi sul 2-2 che non è stato. Lotta sotto rete! Mamma mia, adesso è un tempo chiamato dalla Afragola. Mi ricordo due episodi. Durante il tavolato del mister ricordo che abbiamo commentato: cerchiamo di dare il massimo in questo set, perché il quinto, come spesso accade, è un lancio della monetina. Riparte balestra, palla alta per Iadevito e vince la Coppa Campania la formazione di Colarusso, 25-23. Gli
io mi sono alzato, sono corso verso la squadra ad abbracciare il mister, ad abbracciare tutti, perché comunque è il nostro, la nostra prima vittoria, la nostra prima finale. No, no, grande, grande felicità, ma grande felicità per la squadra e per la società. La forza nostra è stata veramente nel gruppo, nel sentire veramente la partita da parte di tutti, e poi l'esplosione finale della partita è stata la cosa più bella. Portare il primo trofeo in questi nostri primi 2 anni è una soddisfazione immensa. Ragazzi, facciamo salire la motivazione per sabato, eh? Stiamo puntando molto su queste 2 partite con Battipaglia e con San Marzano in casa, per dare una spallata a quelli che sono i punti per un'eventuale vittoria del campionato. Quindi l'obiettivo è quello di arrivare il prima possibile in fondo tra le prime 2 classificate con un distacco, e poi affascinante anche la sfida con la Fragola, che è veramente una signora squadra e che in realtà poi ha perso un unico punto in un 3-2 contro di noi, quindi sarà apertissimo fino alla fine. Allora, con la Napoli Pallavolo abbiamo il settore maschile e femminile, ma soprattutto abbracciamo le prime squadre e i primi 2 settori dove vogliamo creare un settore di qualità, quindi portando l'idea di un consorzio, abbracciando anche altre società che vogliono far parte nei dintorni. E porta avanti il progetto Napoli, perché per portare, il mio sogno di portare in tutta Italia la Napoli, partendo dalle periferie, la Napoli per bene.